In Miami, Luis Galliano whip to your money. In the drip lick like a lolly. Or left from Jamaica, go up for an encore. Jimmy Iovine, Tom Wally, and Leo. Keep me and Christy in Christian Dior. But that was before, or for you. My name, Nicki, little daddy, and you. You can do anything up for Jamai, too. Where your French kiss it, down, say, Palazzo. Where you work your tongue, can I hire you? You really wanna help? Le orecchiette, che sto facendo secondo te? Tu devi fare i servizi, capito? Non devi stare a ballare dalla mattina alla sera, che non paghi il fitto della camera e non fai manco servizio, manco a cucinare, manco a pulire a terra, niente! E certo, che me ne frega a me? Te frega? Ah. Ti do un buon fattato, faccio io! Senti, tu sei solo una cretina deficiente, a perdere tempo! Che cosa mi faccio? Cos'è quella a ballare, Ma questa è arte! Arte! Quella a muovere il culo solamente! Non è arte, per piacere! Novità, fino a che sono stata assente? Sì, sei stata assente, è arrivato Pisciotta, Vitino Pisciotta. Chi è Vitino Pisciotta? Madonna, quello che ti porta per le cose! Mi sono scordata! Madonna, che vuole? Gli hai detto che quando non ci sono se ne deve andare, non lo voglio vedere più, che mi ha dato tutte queste fregature! Appunto, ho portato una partita di Cerotti. I Cerotti? Cerotti ha detto che sono senza colla, quindi... Non siete sicuri? E ce ne mai fatti i Cerotti senza la colla? C'è lo scotch, ha detto metti sopra lo scotch e si attaccano bene. Ma che cosa devo vendere? Non fa effetto Ceretta quello. Non me ne frega niente, prendi il cartone che ti ha dato e buttalo. Io non voglio più niente da quello, che mi ha dato una serie di fregature che io non lo so nemmeno la faccia dove la devo mettere. Non te lo ricordi? Non te lo ricordi quelle biciclette che mi portò 15 giorni fa? Ah, sì. Che cosa erano? Le montambiche. Le montambiche? Per me, che cosa erano? Vivi nel 2011 e parli ancora così! Mundambai! E va bene, uguale! E comunque non era le Mundambai, era le Atalanta! Le Atalanta! Insomma, mi portò 15 biciclette, io le misi in esposizione fuori alla porta per venderle. Ma... e se le vendetti tutte 15, proprio tu belle, nello stesso giorno, tutte qui. Però il giorno dopo se ne vennero tutte appresse le biciclette con le persone. Dice, signora, scusi, che biciclette, come se va la pezza, beh. Che scusa? Mancava di pedali, perché? E io non è che me ne raccorgo come una cretina. E queste sono le biciclette. E le sigarette? Pure. Mi portò una partita di sigarette, guarda, si chiamavano tedesche, si chiamavano le Scott Polmons. Ah, sì. Allora io le misi in esposizione, venne quel ragioniere che abita qua vicino, il ragioniere Rosito, che fumatore forte, e disse, signora, ho visto che avete una marca nuova di sigarette, le devo assaggiare prima di comprare. Ho detto, vabbè, se le dovete assaggiare, apritevi il pacchetto, non c'è problema. Allora, si accende la sigaretta e fa la prima boccata. No, sono buono, signora. C'hanno quella bella boccata forte, proprio, che raschia un po' la gola, Ma buonissima, signora. Proprio, sono proprio, c'è la boccata maschile, però. Buone. Madonna, io sono sicuro, signora. A che mezza fa una tosse caterrale proprio tremenda e poi le cose nere a terra e io a dire per piacere non si sputa per terra che mo' ho passato la cera se me ne frega a me signori io sto morendo io sto a capire proprio
Insomma, il cristiano è morto. È morto. Io mo non sapevo che fare. Ma non sapevo proprio che fare. Allora ho preso e ho scettato dentro una busta e ho unito casone. Ma come nel casonetto si butta? Ma che me ne dovevo andare in galera col morto in casa? E intanto però sono stata scoperta dalla moglie, perché il giorno dopo è venuta e ha detto: signora, cos'è? A buttare mio marito nel casonetto? Guarda, io la faccio, non sapevo dove dovevo mettere, guarda. E questo le sigarette, e questo le biciclette, e questo le gomme, e le gomme che mi porto, le gomme del Mercedes, dispersivo del Mercedes. E infatti subito le vendetti a quella, all'ingegnere lo perfido. Ah, quello biondo, quello biondo, sì, così, che era biondo. Com'è? Era biondo perché comprò le gomme da me, gliele vendetti, prima dissi un prezzo, dissi: quanto le vendo? 350 euro. Cioè, no signore, se sono venuta da lei io voglio risparmiare qualcosa. Cioè, fammi, dammi 15 euro, Shmani. Mi dite le 15 euro, montò le ruote al Mercedes, ma dopo 5 minuti andava sul rettilineo che doveva svoltare a destra, come fece per fare la curva, la macchia se per contro il mondo. Gesù. Gesù, le gomme erano lisce completamente. Guarda, così si fece la macchina, prese fuoco e l'ingegnere perfido morì. Morì, è morto, sì. E la moglie, intanto con me se l'è venuta a prendere, ha detto: signora, e ci ha da avere da Cittolo Cristiano? No. E va bene, mio marito è morto, non fa niente, mettiamoci una pietra sopra. Ma io mo sto cacchiando giù Mercedes, però. Hai capito? Quel mo vuole Mercedes, a me. Ma me che me ne frega? Scusi, sto facendo il mio lavoro qui, mi sto esercitando, mi sono allenando e tu mi racconti bla bla bla. Che cacchio me ne frega a me? Ma tu vedi, ma tu mi hai fatto perdere tempo a confidarmi e mo te ne vai, come che me ne frega a me? Certo. Tu sei soltanto una disgraziata, mamma. Tu da qua te ne devi andare e vediamo un poco. Ma è la mia vita qua dentro, è diventata una tragedia, tutto sopra le spalle mie, sa, questa famiglia qua, è quella che non paga e fa i fatti suoi, è mia suocera. Madonna, ma che è? È anziana, è arrivata l'età per lei, no, non è che ve lo stanno le pite, no. C'è il cuore forte, oh, c'è la fibra forte, non muore. Madonna, io non so più che cosa devo fare. Io mi sposai con mio marito con tanta gioia, che mi volevo sposare con lui, che ci amavamo tanto. Mio marito intanto il giorno dopo del matrimonio ci ha fatto una rapina con quattro altri cretini di amici suoi, che gli dissero: tu mettiti qua, fai il bello, che noi facciamo la rapina. A un certo momento arriva la polizia, tutti sono fermi e il fesso di mio marito è rimasto da come un pezzo. E fu l'unico che fu arrestato. E sono 6 anni che sta in galera. E 6 anni che mi tengo mia suocera, perché quel, il giorno che ci sposammo andammo a casa per dormire e lei, no, madonna, telefonò: per piacere venitemi a prendere, non mi sento bene, venite. E mio marito Natale subito andò a prenderla. Come venne a casa? Metti mezzo. E non è che consumamo proprio. Non ci fu nessuna consumazione proprio, niente. E da quel giorno mio marito in galera e io mi sto casorbi che sa matta, pazza, disgraziata, che veramente non lo so che cosa devo fare più. Ma dove sta? Dove se ne sarà andata? Esce, entra, fa quel che vuoi. Ciao, ogni tanto. Ora benvenuto, ciao, sì, va bene, ha detto sì. Da dov'è che vieni tu? Dalla piazza. Che piazza? Al mercato andai? E che cosa andate a fare al mercato? La spesa. E chi te l'ha detto di andare a fare la spesa? Sta tutto a casa. Tu sei detto, vai. Io ti ho detto per fare la spesa. E madonna, sa che cosa hai preso? E che ho preso? Ho preso 8 chili di zucchini. 8 chili? Mamma, ma che cosa facciamo qua a spendere soldi inutilmente? 8 chili su assai, noi 3 persone siamo. E la mafia la pobrezza. E la poveretta, 3 persone, basta mezzo chilo. La pobrezza, già pobrezza, mezzo chilo, proprio muerto da fame, mamma. Beh, vabbè, mamma, per piacere, va. Che altro hai preso? Poi ho preso una melanzana. Tanti, quando una bomba tu cassa. Che cosa è sta melanzana? È una melanzana OGM. Chi è OGM? Organo genitale maschile. Tond. La melanzana OGM. E che cosa ce ne facciamo di questa melanzana enorme? Amata la fungitite. È troppo. Madonna, ma mamma, basta.
per piacere, non è che hai preso qualche altra cosa? Ho preso un cacciocavallo. Il cacciocavallo. Cacciolico. Te l'ha detto. Un cacciavit. Un cacciostruz. Un caccio... Emmet. E un caccio gun, sciuto a te. E che ti sgrazzi, che proprio che ti trovi uno schifo. Qualcuno te lo doveva dare un calcio gun. Veramente, ma ti sgrazzi, che senti rispetto. Ma stai zitta, sai? Ma tutto questo hai speso, quanto hai speso? Ma stai zitta, mille lire, non esistono più le lire, sono 10 anni, 15 anni, quanti anni sono? Tengo un po' che tanto, di mille lire. Ma chi è che se le prende ancora, mille lire? Beh, vabbè. Le prendo, le prendo. Dammi le buste della spesa, dai, forza. Che? Dammi le buste della spesa, dove l'hai messa la spesa? Mi ho dimenticato la piazza. Madonna mamma, ma tu veramente sei rincoglionita completamente, guarda, io non lo so, tu te ne sei andata proprio col cervello. Ma secondo te ho un incargacciotto per anzare zucchine, cacciavit, che sono zanotte, sei. Madonna, ma per piacere, basta, vatti, mi hai dato proprio già fastidio abbastanza. Voglio stare qua. Tu te ne devi andare in camera tua, io qua ho bisogno di spazio. E tu che mondo? Questa è casa mia, sì, è casa mia, tu sei ospite. Ma tu ti sgrazzati e senza rispetto. Lascia stare la borsa, madonna sa. Ma tu vedi quanto è dispettosa, antipatica. E va bene, va. Che è? Un cellulare a me. Pronto? Pronto? Ah, oh, sono io! Madonna santa, scatta subito la voce. Chi sei, scusa? Pronto? Chi sei? Ah, sono io, Angela, con Janet. Ah, Angela, ciao, dimmi, che ciao, succede? Ciao, me ti sei fatto bello? Ci si dima, doc, è come parla. Da quando si è sposata con un putignanese, non si capisce come ne parla. Sì, allora, me l'ho fatta stamattina? Sono bara fatta. Sì, sono abbastanza elegante, come il mio solito, peraltro. Ma è sciamola, che nasce un matrimonio. Al matrimonio? Ah, sì. E chi si sposa? Non Filomena. Filomena? Sì, cacci, il Filomena si sposa, ma ormai. Ma dove sta qualcuno che capisce un putignanese? Si capisce niente. Avaneia o no? Avaneia. E non ho avuto nessun invito, che dove eri? A me non è arrivato l'invito a matrimonio. Ma madonna mai, io la conosco te che gira da sopra, te come sto fatto, mo? Non ho capito. Vabbè, sì, ho capito. Sono 15 giorni che mi hai portato qua a mia suocera. Sì, sì, brava, ok, sì. E non me l'ha dato, non so niente io. Vabbè, comunque, Angela, per forza che devo venire al matrimonio di Filomena, sì. Siamo parenti. E me Ionis, vabbè, Ionis, sì. A che chiesa è? Santa Maria di Calcutta. Santa Maria Teresa di Calcutta. E che da darmi? Va bene, sì, ci vediamo alle 11 allora. Bene, vedremo, va bu. Sì, vabbè, ciao Angela, ciao. Ciao.